sentito dammi il telefono, lo sparo e va. Chiuso. Dammi il telefono, chi l'ha detto? L'uomo o la donna? La signora Alessandra? A lui. Dammi il telefono e poi lo sparo. Dammi il telefono. Sono state queste le ultime parole di Alessandra Zorzin prima di morire. La discussione della 21enne parrucchiera, mamma di una bimba di 2 anni, con l'amico guardia giurata di 17 anni più grande, l'hanno sentita bene i vicini di Contrappiave, piccola strada rurale di Val di Molino, frazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Marco Turrin non accettava di uscire dalla vita della giovane donna e mercoledì, forse nel loro ultimo incontro, ha cercato di trovare risposte nel telefonino di lei. Poi le ha sparato e se l'è portato via. L'ho incrociato qua nella curva, andava pianissimo e non so altro. Non è sembrato strano? Cioè, ha avuto la sensazione che era una persona che avesse ammazzato qualcuno da fuori? No, era in macchina, io l'ho incrociato, non posso dire niente. No. Ah, quindi lei non l'ha vista a piedi? No. È andato via come se nulla fosse Marco Turrini. Poco dopo, era l'ora di pranzo, il corpo senza vita di Alessandra è stato scoperto dal compagno e dal vicino di casa. Una scena drammatica, da togliere il sonno. Questa notte ho passato in bianco, vedendo che le robe lì. Marco Turrin ha guidato per chilometri, da Val di Molino al Lago di Garda, dal Lago di Garda a Modena, da Modena a Creazzo, dove, all'ora di cena, è stato intercettato da polizia e carabinieri. Imboccata la tangenziale ovest di Vicenza, ha fermato l'auto e si è puntata contro la pistola con cui aveva ucciso Alessandra. Ma nell'auto della guardia giurata il telefono della giovane mamma non c'era. Marco Turrin lo voleva controllare tanto da arrivare a spararle. Perché lo ha portato via? Cosa cercava nel telefono di Alessandra? E dove è finito? Quali segreti l'assassino ha voluto portare con sé? Claudio Aldi, dunque gelosia, ma appare soprattutto un'ossessione di Marco verso di lei. Proprio così, un'ossessione. Ieri avevamo sentito un testimone e oggi sentiremo un'altra forte testimonianza di persone che hanno sentito proprio Alessandra dire dammi il telefono. È stato proprio il telefono il motivo della lite ultima tra i 2 amici. Che cosa voleva vedere in quel telefono Marco? Voleva vedere i messaggi di Alessandra? Voleva sapere Alessandra a chi scriveva? Oppure lo voleva prendere per cancellare quello che si erano scritti loro due e quindi aveva già intenzione di ucciderla? Gli inquirenti adesso stanno cercando di recuperarlo il telefono, perché il giallo è che il telefono non è stato trovato nella macchina dove è stato trovato poi il corpo di Marco, che si è suicidato, né a casa, ma è un doppio giallo perché mancherebbe anche il telefono di Marco. Quindi attraverso la ricerca e si spera il ritrovamento dei 2 cellulari, gli inquirenti sperano veramente di ricostruire quelli che sono state le ultime ore e di arrivare ad un movente certo per questa tragedia doppia, perché ovviamente una ragazza è stata uccisa ed un uomo si è tolto la vita. Allora, adesso abbiamo la testimonianza che hai raccolto di una vicina che ha sentito tutto. Guardate. Nell'orto dietro ci sono le finestre e ho sentito queste grida, dammi il telefono e lo sparo, basta. Non ho saputo più niente. Ti è accorta subito che era uno sparo di pistola? Era una cosa diversa. Cioè, non era una cosa normale. Come il rumore, dice. Come il rumore. E poi quando ha sentito questo sparo lei che ha fatto? Ha continuato a stare nell'orto? Poi no, che no, cosa no, è successo? No, sono venute giù subito e sono andata a suonare la mia vicina. E lì ho cominciato a suonare, ecco. E poi lui è uscito sul terrazzo lui? No, sulla finestra della camera. È uscito fuori? Mm, con la testa. E ha detto... E la signora che ha detto, cosa è successo? Ah, niente, è caduto un mobile. Basta. Lei l'aveva visto altre volte questo ragazzo qua? Sì, sì. Tante volte? Abbastanza. Quindi quando si è affacciato non vi ha dato da pensare che potesse dire una bugia? No, al momento no, però quando è andato via c'era un silenzio, cosa? Abbiamo suonato ancora, siamo andati a bussare alla porta, ma... Senta, mi dice un po' chi era Alessandra, perché suo marito ieri mi ha detto che la sera vi mettevate qua, chiacchieravate. Ogni sera aspettavamo che arrivasse con la bambina e ci sedevamo lì. Ogni tanto mangiavamo la torta, aprivamo la bottiglia. Cioè,